In un grande bosco di circa 2700 acri, situato a Monte Rio in California, denominato Bohemian Grove, sorge il Bohemian Club, un vero e proprio gruppo massonico formato dai potenti della terra. A farne parte sono politici, banchieri, imprenditori e altre figure molto importanti. Il club boemo, infatti, annovera solo persone che contano e comandano, tutti uniti dal discutibile gusto per i raduni notturni in una località inaccessibile ai più, denominata Boschetto Boemo, una pineta che dà il nome a questo gruppo massonico, che ogni estate nel mese di luglio si ritrova tra queste imponenti sequoie e, a differenza di quello che ufficialmente dichiarano, svolgono rituali esoterici con annessi sacrifici e prendono decisioni molto importanti, come quella del 1942, quando decisero di utilizzare la bomba atomica. Vi ricordo che quello che sto dicendo è basato sui filmati registrati di nascosto da giornalisti, membri pentiti e agenti dell'FBI e della CIA. Da questi filmati si deduce che i membri del club venerino una divinità rappresentata da un gufo di 15 metri. Il suo nome è Moloch. Moloch era una divinità pagana che prevedeva anche sacrifici umani, ed infatti ciò che ha allarmato più volte la stampa locale è il fatto della sparizione di un elevato numero di turisti avventuratisi in quel luogo maledetto, ed ha parlato della scoperta di alcuni cadaveri orrendamente mutilati, sacrificati al culto di Canaan e di Moloch. Tra i nomi più altisonanti dei membri troviamo quelli della famiglia Bush, Tony Blair, David Rockefeller, Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton, Arnold Schwarzenegger e Bono, il cantante degli U2. La lista dei membri chiaramente è molto più lunga, per questo vi lascio il link in descrizione. Inoltre, vi consiglio di visitare il sito Ghost Diaries, che ha recentemente pubblicato alcune fotografie strane ed inquietanti che non fanno altro che confermare e alimentare le teorie complottiste. Secondo le dichiarazioni ufficiali, i membri si ritroverebbero solamente per confrontarsi sulle questioni riguardanti il nostro pianeta, per poi ritirarsi nei lussuosi accampamenti dislocati nel bosco. In realtà, gli incontri non terminerebbero in questo modo, ma si consumerebbero rituali pagani, come il Cremation of Care, una processione funebre a lume di torcia, con uomini vestiti di rosso e con legni appuntiti addosso, che concludono il rito con l'apertura di una bara contenente uno scheletro nero di legno vestito da donna, rappresentante appunto il Care. Oltre a questo, sesso con minorenni non consenzienti, e alcuni di loro verrebbero addirittura sacrificati. Il tutto verrebbe filmato e le pellicole hard o snuff movies girerebbero tra gli adepti d'Alto Borgo e, secondo i maligni, servirebbero a CIA ed FBI per ricattare i potenti a causa delle loro devianze sessuali. Essendo le persone più potenti della Terra, vi starete chiedendo come si è riusciti a scoprire tutto questo. La risposta è Alex Jones, un giornalista del San Francisco Chronicle che è riuscito ad infiltrarsi in questo bosco. Per prima cosa, notò persone nude urinare sugli alberi mentre recitavano strane formule magiche. Dopodiché, riprese l'esecuzione del rito della cremazione, in cui l'ex presidente Richard Nixon parlava di attività omosessuali che si praticavano in quel posto, con tanto di partecipazione di famosi pornostar maschili e femminili. Secondo il quotidiano inglese The Guardian, inoltre, Tony Blair e la moglie parrebbero ossessionati dalle pratiche New Age, ed assidua sarebbe la loro partecipazione a rituali aztechi e di rinascita, riti che, come noto, prevedono sacrifici umani. Ricapitolando, gufi magici, animale simbolo del club, sacrifici umani, evocazioni demoniache, attività paranormali, rituali aztechi e pelli rossa. Si può credere o meno a tutto questo, ma ciò che sconcerta è che a credervi siano alcuni dei maggiori leader del pianeta, e ciò che allarma è che le principali decisioni politiche, quelle che condizionano i destini del pianeta, vengano presi da un'enclave massonica con seri problemi mentali. Bene amici, anche questo video è terminato. Io vi do appuntamento al prossimo. Nel frattempo, fate i bravi.